non so, insomma, io parto dicendo che innanzitutto sì, il fatto che noi siamo uno sicuramente dei luoghi di memoria importanti della italiani, tra l'altro anche diciamo riconosciuto recentemente anche dallo Stato dopo anni in cui su Fossoli soprattutto lo sguardo delle istituzioni era bypassava un po' questo luogo. E, per me significa anche un po' capovolgere da un certo punto di vista l'impostazione della giornata, che non è tanto il calendario civile, ma come, quindi non è tanto ragionare nello specifico sul calendario civile, ma in un certo senso vedere come il calendario civile intreccia, incontra e interagisce con quello che è il patrimonio di un in questo caso dico di una fondazione come la Fondazione Fossoli, che ha in sé un luogo storico che è il campo di Fossoli, ha un luogo memoriale che è il Museo Monumento al Deportato e anche un patrimonio di carattere ormai che chiamo immateriale, per dire che è un patrimonio di testimonianze archivistico su cui può contare. Quindi c'è una ricchezza di materiali per cui per noi è un po' un approccio contrario, quindi noi ci occupiamo, o perlomeno per noi fare e seguire il calendario civile significa mettere al centro il nostro patrimonio e farlo interagire con quelle che sono le date forti che sono state nominate questa mattina. È chiaro quindi che per noi il 27 gennaio non è una data che sta fuori o che è così altra, perché è la nostra storia, ma la nostra storia è anche il 10 di febbraio, perché il campo di Fossoli ha una storia stratificata, quindi non sto a raccontarla perché immagino che tutti la sappiate, ma che inevitabilmente incrocia tutte queste date di cui abbiamo parlato questa mattina. E questa è una grande ricchezza e anche un modo con cui noi riusciamo, o meglio, è un modo con cui noi cerchiamo di ancorare il più possibile un lavoro di ricerca, di documentazione e di lavoro con le scuole che prova a svincolarsi anche da dei discorsi più legati a una richiesta che ci viene dall'esterno di rispondere a delle esigenze, diciamo così, più di carattere politico, culturale o anche solo, uso un termine, scusatemi, molto terra terra, alla moda, cioè nel senso quelle parole d'ordine che ogni tanto si affacciano e che vengono in un qualche modo seguite, apprese, indipendentemente dal fermarci un attimo a ragionarci sopra. Bisogna rispondere e naturalmente lo si fa al meglio, però tante volte anche non approfondendo con la dovuta attenzione a quelli che sono poi i modi, i mezzi e anche le conseguenze. Ecco, per noi il campo di Fossoli, la storia del campo di Fossoli è una sorta di peso che ci ancora a tenere ferme alcuni elementi. Ad esempio, io a tavola chiedevo a Tullia Catalan perché questo termine Shoah, riferendoci al 27 gennaio. Noi della Fondazione, vedo che c'è Liliana che per tanti anni è stato membro del nostro comitato scientifico, abbiamo sostenuto con forza che Fossoli rappresenta il tema delle deportazioni, perché è stato il luogo della Shoah, naturalmente, il luogo dove il campo nazionale di concentramento per gli ebrei, ma è stato il luogo della deportazione politica, è stato il luogo da cui sono partiti i lavoratori coatti e poi è stato molto altro nel dopoguerra, compreso appunto il fatto che dal 54 al 1970, quindi il periodo più lungo del suo utilizzo, è stato Villaggio San Marco, cioè il villaggio è stato il nome con cui si è cercato di far rinascere la vita di una comunità istriana che appunto dal 54
trova a Fossoli la sua residenza, oltre 450 persone, più di 150 famiglie, il periodo più lungo e anche quello che per certi aspetti ha lasciato le tracce materiali più evidenti. Quando i ragazzi arrivano e naturalmente si aspettano di trovare spesso i segni che mediaticamente hanno in mente su quello che è il campo di concentramento o di sterminio, noi dobbiamo lavorare a destrutturare e anche facendo ricorso a quell'elemento di immaginazione, quindi riprendendo in mano le descrizioni dei testimoni, insomma facendo un po' sciogliere ciò che loro vedono, che però da cui non possiamo prescindere. Ecco, per tutto questo il nostro lavoro è un lavoro che cerca quindi di mantenersi aderente a questo, cioè aderente a un luogo che è stato un luogo che ha trovato, che ha in sé tante storie e che oggi queste storie intrecciano, tra virgolette, il calendario civile. Come lavoriamo? Innanzitutto, ecco, dico questa cosa perché riflettevo su un elemento che diceva Elisabetta, diceva i nostri istituti nascono come istituti per conservare la memoria e i documenti della Resistenza, paradossalmente le attività del 25 aprile sono quelle meno evidenti. Fossoli per certi aspetti ha legami con la Resistenza, ma ad esempio il 25 aprile del 45 è già vuoto da circa un anno, ma oggi Fossoli è il luogo dove è riconosciuto nel territorio come il luogo dove si festeggia il 25 aprile. Quindi c'è una anche qui è interessante vedere come poi un luogo diventa anche raccoglie storie diverse, poi diventa il luogo che una comunità riconosce come il luogo invece di un evento. Ecco, è interessante, è chiaro che questo è legato al fatto che Carpi è una zona partigiana importante, che c'è un eccidio nel campo di Fossoli che segna la sua memoria come luogo appunto della resistenza nei campi di concentramento. Insomma, non voglio fare un discorso lungo, però ecco, mi faceva riflettere questo fatto che noi non possediamo praticamente documenti sulla resistenza. L'archivio della Fondazione Fossoli è un archivio che si compone prevalentemente di carte soggettive, ma sono carte legate all'esperienza di deportati transitati o no da Fossoli, di internati militari, ma non abbiamo carte relative alla resistenza. Ma il 25 aprile, indipendentemente dalle iniziative che la Fondazione fa, e sono in genere iniziative il 25 aprile legate alla festa, abbiamo oltre 2500 visitatori che arrivano. Ecco, è un luogo da questo punto di vista che ha raccolto una identità. Scusate, come lavoriamo? Quindi un nostro lavoro fondamentale è naturalmente quello di accogliere. Quindi noi, diceva Barbara, gli istituti lavorano con i luoghi di memoria, noi siamo un luogo di memoria, quindi una delle nostre preoccupazioni principali è quello di accogliere chi viene a visitare Fossoli. Quindi il lavoro di formazione degli operatori che lavorano a Fossoli è per noi fondamentale, perché sono i mediatori che normalmente in tre ore devono cercare di far passare alcuni elementi, perché è chiaro che chi viene in una giornata è un lavoro quasi mordi e fuggi. Noi prima lavoriamo con gli insegnanti fornendo dei materiali, ma poi il tutto purtroppo si risolve in questi casi in una
e quindi in un lavoro di 3 ore, per cui per noi gli operatori sono il nostro primo elemento di mediazione con un luogo complesso, e un luogo di cui vogliamo si conosca la storia nella sua lunga durata, quindi da quando nasce nel 42 alla sua chiusura nel 70, ma anche alla costruzione della memoria sul campo, che si intreccia questo con il lavoro al Museo Monumento al Deportato, che nasce appunto negli anni 60 in relazione al campo di Fossoli. Quindi è un lavoro che mette insieme la storia, ma mette insieme anche la storia della memoria che noi proviamo a ricostruire attraverso le vicende del Museo Monumento al Deportato, che è innanzitutto un luogo d'arte. Ecco perché, come diceva Elisabetta, anche la nostra attenzione oggi al mondo dell'arte, perché il discorso che viene fatto negli anni 60 dallo studio milanese di IPR con i grafici Alberi Kastainer, con la partecipazione dell'ANED, è proprio il tentativo di trovare un linguaggio, e quindi qui ritorna il tema del linguaggio di cui spero di riuscire a parlare dopo, di trovare un linguaggio che non perdesse freschezza e vivacità, per dire, perché rimanesse vivo nel tempo, e quindi l'arte. Per cui il discorso Belgioioso dice il Museo Monumento al Deportato parte da un fenomeno, che è quello naturalmente la deportazione, ma deve avere la forza di essere un linguaggio universale. Ciascuno visitandolo deve poter trovare il proprio discorso per sé. E quindi l'arte resta per noi un'indicazione importante come linguaggio da utilizzare, e come linguaggio a cui rivolgerci anche nelle occasioni memoriali. Quindi la mostra con quest'anno è stata una mostra di Antonello Fresu, una mostra sicuramente particolare, anche forse un po' provocatoria, e questo è un altro tema. I nostri istituti, come diceva anche Elisabetta, devono essere provocatori, cioè devono poter avere anche la forza di proporre quei discorsi o quelle prospettive su un discorso che altrimenti che faticano, ecco, nelle giornate memoriali a passare attraverso questo che ormai sta creando un po' il senso comune della storia, che sono i media. Il 27 gennaio noi, Elisabetta ha guardato come il portale degli istituti rappresenta le vicende memoriali, sarebbe interessante vedere le programmazioni palinsesti mediatici del 27 gennaio o anche del 10 febbraio, proprio per capire perché attraverso quello in modo più forte temo che passi tutto un discorso di costruzione di senso comune. Ecco, diciamo, quindi noi abbiamo circa 30.000 visitatori l'anno che arrivano a Fossoli, stanno con noi, quindi una Fossoli come luogo della storia del Novecento, che è stato il luogo della Shoah italiana, è stato il luogo della deportazione politica, è stato il luogo per i profughi, quindi molta attenzione oggi a lavorare anche sul tema della profuganza, in questa necessità che sentiamo soprattutto dai ragazzi di capire qual è oggi l'attenzione che loro devono rivolgere e come devono leggere oggi un po' le cose che stanno accadendo. E poi ci sono invece quello che noi cerchiamo di fare, cioè di proporre fuori, quindi un lavoro con le scuole, ma anche il tentativo di arrivare a un pubblico adulto, perché è vero che la scuola, sottoscrivo tutto quello che ha detto Marta, mettendoci dentro l'altro elemento della formazione dei docenti, di cui gli istituti si sono lungamente occupati e che continuano a occuparsi, ma
che resta un po' la formazione dei docenti il cuore, perché è chiaro che anche noi come istituti, come luoghi della memoria, lavoriamo 5 ore con i ragazzi, ma poi le altre 200 ore sono con degli insegnanti, ecco, quindi credo che sia una cinghia di trasmissione che dobbiamo tenere molto, molto presente. Ci sono queste, per noi, diciamo così, queste proposte rivolte alla scuola che spesso hanno nei momenti, nel calendario civile, un po' l'iceberg, la punta dell'iceberg che affiora, ma che si sostanzia di un lavoro che parte molto prima della data e prosegue molto dopo. E ecco, faccio un esempio. Noi organizziamo un progetto con i ragazzi che si chiama Storia in Viaggio, che parte in genere parte tra novembre e dicembre con gli insegnanti, gennaio e febbraio con i ragazzi, ha in un viaggio della memoria un punto culminante e poi prosegue fino adesso il 30 aprile avremo il momento di conclusione di questo viaggio. Quindi c'è un lavoro che è un lavoro di carattere per noi conoscitivo, storico, e che parte sempre da fossili, perché per noi il viaggio su un altro luogo che non è Auschwitz, ma noi facciamo la nascita del sistema concentrazionario nazista, e quindi facciamo Monaco, Dachau, e poi ci spostiamo a Mauthausen, insomma abbiamo al momento ma abbiamo lavorato sui campi di transito, quindi abbiamo cercato di allargare il più possibile appunto lo sguardo. E quindi nel 27 gennaio c'è un momento in cui il progetto di Storia in Viaggio diventa anche un modo pubblico, quindi diventa un incontro con la cittadinanza, e anche qui attraverso un elemento di carattere artistico. L'anno scorso abbiamo scelto il concerto, o l'anno prima abbiamo fatto, visto che nel nostro viaggio si andava da Artalm e si lavorava su questo tema delle vite che non meritavano di essere vissute, abbiamo proposto uno spettacolo, Tiergartenstrasse, che presentava, ecco, quindi c'è la giornata memoriale, in realtà diventa come giornata in sé, intendo, diventa l'occasione per intercettare il lavoro che si fa con la scuola, una comunità, una territoriale, anche una collaborazione con le amministrazioni e le altre associazioni del territorio, e dove è possibile anche un momento in cui la voce passa ai ragazzi, che è una cosa importante. Poi Elisabetta, che ormai ci viene con noi da tanti anni, sa che c'è un tema molto forte che non mi sembra che stamattina sia uscito, che è il tema, forse ne avrebbe parlato Guri, della liturgia di queste giornate, che forse noi grandi un po' sentiamo come elementi stretti, ma che per i ragazzi il tema di una ritualità è sentito in una maniera molto forte. È chiaro che non deve essere una ritualità, una liturgia retorica, cioè non deve essere l'adulto che, ma abbiamo provato a rovesciare, quindi abbiamo provato a lasciare a loro in questi momenti la parola, facendo proprio, creando una sorta di cortocircuito tra quelle che erano, che sono le parole dei grandi della Resistenza. Noi le abbiamo incise nel Museo Monumento al Deportato, e i ragazzi leggono queste parole, questo lavoro, questo workshop per noi si chiama Perché siano fatte nostre, poi soli o in gruppi se ne appropriano e ci raccontano che cosa oggi quelle parole ci dicono. E quindi questa cerimonia, questo che è iniziato in una maniera un po'
come succede spesso quando si lavora con i ragazzi, si programma e poi dopo le cose a volte prendono strade anche inaspettate, e se si riesce a seguirle, ad assecondarle, a portarle, il risultato è sempre molto, molto positivo. Quindi questo che è iniziato così, poi sta diventando oggi la liturgia con cui loro chiudono un'esperienza che è cominciata a ottobre, novembre, e che ha in questo momento che chiude la visita alla Galleria di Evans il suo momento forte, ma sono loro che parlano, quindi si sono preparati, perché come tutti hanno bisogno di prepararsi, di riflettere, di capire. E quello che notiamo è che vogliono, e hanno non solo tante cose interessanti da dire, ma vogliono farlo, e soprattutto vogliono, e la cosa su cui credo dovremmo, almeno noi vorremmo riflettere, è proprio anche questa necessità non solo di creare delle giornate, di un calendario civile, ma anche di trovare una liturgia in cui loro siano protagonisti e sentano che quel momento è un loro momento e non qualche cosa a cui sono chiamati a partecipare. Se ho un minuto. L'ultimo esempio è un lavoro che abbiamo fatto invece, dunque, con una un asilo, bambini di 3 anni, parlando di deportazione. È stato, diciamo così, come al solito, noi abbiamo raccolto da questo punto di vista una suggestione che ci è stata, che è iniziata così per caso, ma soprattutto abbiamo supportato un lavoro eccezionale delle TAT che hanno lavorato con questi bambini per circa 1 anno e mezzo. E noi siamo intervenuti, come si dice, a chiamata, perché chiaramente erano le TAT a stare con i bambini. E abbiamo fatto questo progetto che si chiama Storia di una prigione che si trasforma in una casa. E quindi loro sono insomma, il progetto è stato un progetto estremamente interessante, ma che non posso raccontarvi, ma ce l'abbiamo sul sito e abbiamo anche una bella pubblicazione. Ma la cosa interessante è stata che noi abbiamo portato una classe di bambini di terza, quindi di 4 anni, un'intera giornata al campo di Fossoli. Abbiamo lavorato sul tema dell'esclusione, della prigione, che cos'è una prigione, che cos'è una casa, quali sono gli elementi che connotano la prigione, che connotano la casa. I bambini, con un gioco che è la caccia al tesoro, hanno identificato alcuni elementi, ma soprattutto avevamo tutte le famiglie. Quindi abbiamo potuto in un certo senso coinvolgere adulti che non sarebbero mai, probabilmente, o non sarebbero così facilmente venuti una giornata a Fossoli, coinvolgerli in un lavoro importante per i ragazzi, i bambini, ma importante anche per loro. Perché è verissimo che dobbiamo lavorare con le scuole, ma c'è tutta una generazione dai 30 anni in più che non ha avuto forse quell'attenzione che oggi c'è nelle scuole per certi temi e che forse ha bisogno di avere delle proposte. Scusate, la faccio.